stava facendo, io stando lì al Cinema Palazzo documentavo tutto, tutte le compagnie che venivano lì. E quindi mi sono ritrovato in questa cosa, per fare questo spettacolo a tutti i costi per i parenti di lui, che lui non c'era più, e ora sembrava una cosa, un omicidio non farlo. E quindi ho preso il posto di Ruggero e abbiamo fatto lo spettacolo. Poi questa compagnia è stata contattata tramite Matteo, il suo assistente, ci ha venuto a vederci al teatro Marconi e ci hanno portato a fare i provini. Primo provino, il secondo e il terzo era, insomma, nato l'amore. Sei innamorato di te? Ci siamo innamorati, Ovviamente, reciproco. No, è bello lavorare con Matteo perché veramente io ero pure demoralizzato un po', devo dire la verità, un po' di anni prima ero rimasto un po' da solo, in cinema, cominciavo a pensare, mi sono giù. Ogni volta che penso, mi sono giù, alle zappane, la vita, boom. Mi dice no, vedeste. E così è stato. Bisogna ascoltare quello che ti dice la vita e quello che. E bisogna farsi delle buone domande anche, perché sennò se c'è delle brutte domande, figlia bella, ti fanno cascare da terra, tu figli e dagli le vene e via. Cioè le domande sono fondamentali. Una buona domanda ti fa un film. Ma posso chiederti come hai iniziato a fare la comparsa, visto che comunque hai fatto la comparsa anche in produzioni? Games of New York. Esatto. Games of New York. Martin Scorsese. Che non sapevo quanto ieri, abbiamo capitato dalla Calabria. Che sono arrivato dalla Calabria, ecco, che per me è stato sempre un lusso il cinema, nel senso che non ci sono andato mai in Calabria. Non l'ho mai visto. L'ho dovuto vedere adesso, ho dovuto fare un film per andare al cinema in Calabria lì. E quindi la prima volta che sono andato al cinema è con Dog Man in Calabria. Andare lì all'Aurora, cinema Aurora, che c'è stato sempre, però non ce l'ho mai andato, per me è stato importante. Anche il fatto di scrivere sul giornale alla Gazzetta del Sud invece di scrivere gli omicidi, è stato scritto che è stato fatto un film, Marcello Conte è andato a Cannes, cioè, si parla di cinema, capito? Già per me questa è una vincita. Già il fatto che abbiamo fatto uno spettacolo con tutti i sacrifici del mondo, uno spettacolo nuovo, gli ex sempre detenuti, che ormai sono diventati professionisti, non sono più ex detenuti, ormai sono attori professionisti. Quindi andare a tenere un pubblico di ragazze liceali, 1:40 seduti nelle sedie, già quello è un successo, cioè, che non si ha entrato nella famiglia. Cioè, già quelli hanno avuto tanti successi uno dietro l'altro, perché poi questa cosa ha fatto partire la scintilla che ha acceso tutto quello che già c'era, tutte le bombe minate in tutte le parti. Quindi si è incollato il Valle di nuovo, lo trovate in Cinema Palazzo con la scusa del figlio, ho fatto tutto questo film proprio per questo, per unire tutto. Era l'unico modo per unire di nuovo tutto, cioè, perché sennò se non disuniti, sai, quando si creano i gruppetti, allora si separano poi a un certo punto perché, oppure nella comitiva due si fanno fidanzati, allora iniziano, tutti quando cominciano a farsi tutti fidanzati, poi si scioglie la comitiva, ma quello che è la vita che si ripete, quindi quello è. E quindi è stato pure un modo di unirci tutti di nuovo, tutte le l'asino vola, il film che c'erano state là, le cose, quindi tutto il remo. È stato un modo per incollare tutto, e è stato bello. Poi che dire, tutto dipende da noi, l'aria condizionata è una roba che io adesso sto combattendo fortemente, cioè a Roma, a San Giovanni hanno aperto il reparto per i cellulari, per quelli che soffrono del, come si chiama la cosa, dipendenza patologica, hanno aperto a San Giovanni, a Roma, una cosa di dipendenza al web, non mi ricordo, c'è proprio un termine, e mo ne stanno aprendo uno per l'aria condizionata anche, a fianco. Cioè la gente che non riesce a stare senza aria. Che automaticamente, cioè senza, manco sente più se c'è bisogno, cioè, è proprio in automatico, è come quando c'è l'interruttore a casa che fa un trasloco, prima ce l'avevi di qua l'interruttore apparente, fa così,
poi i primi 3 giorni ce l'ha di qua e tu ancora fai così, questi 3 giorni, il corpo si abitua a quello che gli fa fa. Il corpo, se tu dormi così in un buco con una cosa, io ho fatto pure questa cosa, le circostanze di Stanislavski, l'ho provato su di me, in una cantina, senza bagno, la circostanza era questa, senza bagno, e il mio bagno era un bidet in un'anta dell'armadio, non era l'anta piccola, c'era cioè un bidet, questo vestito, come i cani, facevo come i cani, mi facevo i giornali sotto, mettevo i giornali, ci cagavo sopra. E poi la pipì la devo fare a parte, devo imparare a fare prima la pipì e poi la, cioè, imparare sul mio corpo a comandarlo, che insieme contemporaneamente è un casino. E quindi imparare prima a fare quello, poi la, quindi imparare pure con le circostanze date, come ci insegnava che era l'unica persona che c'avevo vicino in quel momento, che stavo da solo in questa cantina, perché la mia scelta era o tornarmene in Calabria oppure arrangiarmi in qualche maniera e rimanere a Roma a tutti i costi e dargli in culo a mio fratello che mi aveva lasciato da casa, che si era stancato, cioè, quindi quella era l'alternativa. E io ho occupato una cantina dove ci ho vissuto per 6 anni e era una stanza bellissima perché me l'ero fatta io, c'erano tutte le mie frasi scritte al muro e conservo il ricordo più bello, è stato quello per la mia vita. Lì che ero io con me stesso con 1 euro in tasca che andavo a mangiare i cestini, rubando i cestini di arcino, cioè mi infiltravo quando vedevo 7 camion e andavo in costumeria direttamente, io sette che mi devo mettere, chi ti ammannella, che vuoi? Io no, mi hanno detto di venire qua, che ne so, ma non mi devono vestire. Ma chi ha detto di qua? Dice no, che ne so, ma è uno che batte là, perché ti dice che batte, uno che batte, non lo so. Uno che parlava, una serie di 2 minuti, quello chiamava quell'altro, lì, a un certo punto, vabbè, mi è vestito, mettetegli qualcosa, fategli, e mi diceva, ma mangiava il cestino, e mangiava, insomma, e ho mangiato sempre cucina comunque, con l'altro, quindi, ho conosciuto tutti i cestini del mondo, e per le scuole era un cestino più elaborato, più, sì, per le scuole concorrenza sleale. Là c'erano i cestini più particolari, quelli con la frutta, anche con l'orcino. Invece Scorsese c'aveva un cestino, capito, che era una roba... Una produzione americana. Una roba un po', diciamo, americana, sì, americana. Americana. Sì, la mattina da comparsa, ho fatto 3 giorni da comparsa e i primi giorni era un pezzo di pizza e un vaffanculo, le dici. E poi tutta la fila di 600 persone, per prendere un cappuccino, non ti dico, lasciamo stare. Un cornetto, guarda, non lo voglio, un'altra fila che fa il cornetto, lasciamo stare. Ma attacco questo bigliettino, dopo 3 giorni che ho fatto la comparsa, avevo fatto l'acqua, l'acqua, lì, l'altro, mi attacco questo bigliettino con la scritta standing, dice tu e tu, venite qua, metto questo bigliettino qua con la scritta standing, perché gli americani hanno questa figura che si chiama standing. E dice, vabbè, che devo fare, chi sarà mai? Insomma, c'è tutto, mi è cambiata la vita da quel piccolo foglio scritto a mano dai costumisti che mi hanno attaccato qua con la spilla che poi mi sono tenuto in tasca per tutto il set, per tutte le giornate di lavoro, i 3 mesi. E quindi con quel bigliettino e quel... potevo andare al buffet degli attori. Cioè, volevo mangiare la pancetta, volevo mangiare il bocconcino, volevo mangiare tutto, c'era tutto, frutta, succo di frutta, uova, l'uscita, le cose in gelato, una tavolata immensa. Proprio. E quindi, ma avendo mangiato prima quello con pasta, mi sembra giusto chiedere. E portavo succo di frutta, ingattavo, portavo succo di frutta, si ingattavano sotto il carro di paglia. C'erano i carretti di paglia in tutto, mi battavano una roba, e poi una volta si vedevano una bottiglia di cose, non ti dico, guarda, mamma mia, volevano ammazzarli. Si era trovata questa bottiglia di succo di frutta sul set, e non si capiva, mentre stava a girare, c'era questa bottiglia, se ne sono accorti, meno male. C'era, non so chi l'aveva appoggiata, e si vedeva, capito? E quindi torna. E ti ha detto così, e io facevo la controfigura di McCoyn, che è una che loro usano, gli americani usano le controfigure perché si avvantaggiano sugli attori. Gli attori, quando ci sono i cambi scene, cambi luci, cambi quadrature,
loro hanno la figura dello stendino che prende il posto dell'attore e fa gli stessi movimenti dell'attore, quindi tu devi imparare a fare gli stessi movimenti che ha fatto lui, ma senza recitazione, ma solamente tecnica, movimento tecnico per capire la luce come arriva. E quindi ho fatto quello per tanto tempo e mi ha dato la possibilità di stare vicino a loro. Cioè io ero l'unico che mi avvicinava a Congo da Scorsese, infatti ho pure la foto di Scorsese, che non mi diceva niente nessuno. Cioè nessuno, di solito sempre qualcuno viene a rompere le scale, là non può stare, qua non può stare, lì non lingua, mi va l'altro là, e si va a mettere là. Invece, allora, non dava fastidio a nessuno perché poi mi stavo buono, scrivevo, quindi ho scritto vita di una comparsa protagonista, mentre stavo là per un mese e lavoravo. Cioè, ormai ero diventato nell'Ottocento, prendevo la metro, quando finivo la sera, manco mi struccavo a casa, c'erano quelle lenzuoli marroni, di trucco, di cose. Andavo direttamente truccato, prendevo la metro la mattina, sembrava un babbone, però entrando lì i truccatori erano contentissimi, diceva, l'idea ha capito tutto. C'ero già impastato di... Insomma, Scorsese mi aveva pure fatto fare una piccola parte, che però non avevo l'accento giusto, ma hanno provato in tutti i modi a farmela dire sta cazzo di battuta. Non spiega, perché prendevo il giornale mentre impiccavano le persone. Mi hanno messo i chewing gum e cose qua. Non lo so, se non è montata, però c'è... Ci sono attaccate da parte, mi vedete volare da una parte all'altra, ogni tanto stuntman ero leggero, quindi mi usavano per lanciarmi, tanto per passare qualcuno nelle risse, oppure nelle scale del barbiere che mi piaceva cadere, ero specializzato nelle cadute, quindi mi piaceva cadere. E queste cose hanno servito, sono servite. E quindi questo, poi tutti insieme, la stupefacenza, le cose, insomma, vedere quel mondo, l'immagine dalla Calabria, dalla scenografia di un medico in famiglia che prima mi sembrava chissà che cosa, una cantinella, poi di vedere un mondo costruito, una merca, con le barche, con le navi, mi arrampicavo sulle reti, stavo là, sulle bozze, sulle cose, ero là dentro, era bello. Avevo la mia macchinetta fotografica perché pensavo che non mi capitasse più una cosa del genere, quindi i cartelli mi hanno dato fotografare tanti giganti, gli elicotteri sopra dei giornalisti che cercavano di fare foto e io con la macchinetta mia inguattare le palle, cioè a un certo punto vedo dalla che di Carlo finalmente lo becco lì al porto che stavamo facendo lo sbarco degli irlandesi e era lì, ho detto io mo finalmente faccio una foto, il mio mito, cioè per me quello, di capo, c'avevo Titanic, c'avevo quello che mi ha fatto sognare da vivo, mi ha fatto piangere, che era piccolino pure lui, e quella era un po' più grande, però era una persona con la videocamera che riprendeva tutti, sempre, gentile, e quindi, dico insomma, si dica a uno là, dice, senta che mi fa una foto per favore, era uno che si sta rilassando là, tutto senza sedere, un baffo, un lindo, e dice, mi fa una foto, insomma, mettiamo tutti, vengono tutti gli attori là, tutti si fanno una foto, viene una ragazza, una compagna, che io gli dico, ma che ti ha fatto la foto di me e di Luis? E non so chi, no, e c'è sta foto che ha fatto lui, quella là che vedete nella partenza. Messa anche sui giornali. Sì, la foto scattata da Daniel Day-Lewis. L'ignoranza. Ma era trasformata, non si vede niente. Oh, ha fatto 5 mesi in macellaio per fare quel ruolo lui. Solo per tenere il coltello in mano. Cioè per sapere tenere il coltello, per dare l'idea. 5 mesi. E quello è il lavoro che si deve fare, raga. Bisogna mettersi in gioco e bisogna capire che è un mestiere il lavoro dell'attore, è una responsabilità, non puoi dire stronzate, cioè non puoi offendere il mestiere di un barista se non lo sai fare, cioè non puoi avere un concetto del barista che sono solo le tue battute che devi dire, stai offendendo delle persone, stai offendendo un insegnante di scuola se tu fai l'insegnante e pensi che gli dai l'idea di un insegnante. Non conto farlo e saperlo fare, nel senso che puoi votare l'idea di un insegnante di un certo tipo, però lo devi sapere fare l'insegnante, lo devi studiare. Se no diventa
diventa solo fiction, quello che a chi fa spaventare, i polli, cioè, a chi sta tenendo il carciofo in mano, ma che, cioè, sai che vuol dire tenere una pistola in mano? Ma sai che vuol dire avere la cosa di uccidere, cioè, che ti tremi già la mano solo a tenerla? E in quanto lì e fa così, te li pari. Cioè, capisci dietro una cosa, quanto lavoro c'è? Uno pensa che sono solo parole, ma non sono solo parole, sono proprio gesti, è proprio viversi quella cosa emotivamente. Cioè, l'emozione, se tu non ti emozioni, non puoi emozionare gli altri se non sei emozionato pure tu. Cioè, come dire, se non ci credi tu, non ci crede neanche l'altro. Perché ci devo credere io? Che poi, cioè, se mi stai lì. Quello, e penso che... L'hai vissuta un po' come una scuola di recitazione di cinema, cioè sul set.